Guardi, oggi continuiamo a parlare di Matt Fisher. Continuiamo a cercare di comprendere bene che cosa si intenda per realismo capitalista. Abbiamo già in realtà cominciato, e questo è il titolo del testo in programma. Ho inserito, ho caricato anche un paio di interviste, un paio di brevi articoli di Fisher e su Fisher molto interessanti, ma a me Fisher serve anzitutto per illustrare, diciamo, una paradossale dissomiglianza. Leggere Foucault e leggere Fisher uno accanto all'altro dà uno, per me, piacevolissimo effetto distonico, di distonia. Sembrano due autori che parlano di cose diverse. Essenzialmente, in un primo momento, al di là adesso di tutta la presentazione di Foucault come teorico dell'assoggettamento e quindi di una società in cui le pratiche di potere e le dinamiche di comando, di dominio, la tecnologia del controllo hanno preso il sopravvento, eccetera, non è questo tutto. Leggendo Sorvegliare e Punire avete visto come essenzialmente, Foucault, per parlare del contemporaneo, potremmo dire, per parlare di oggi, risale, come fa sempre, a un inizio, a un momento di radicale trasformazione. Sorvegliare e Punire risale all'origine, alla nascita della prigione, la nascita dell'odierna prigione che, come molti altri istituti, molte altre istituzioni nel nostro mondo sono nate tra 7 e 800. Manicomi, prigioni, ospedali, scuole e così via. Invece, leggendo Fisher, ci si trova immersi in una contemporaneità senza tempo. Il riferimento di Fisher, anzitutto lo straordinario uso che gli fa e la straordinaria profondità con cui egli utilizza la cultura pop e tutto quel frammentato, volutamente frammentato, universo fatto di musica, cinema, letteratura, trovate fumetti. E già questo ci sarebbe da riflettere sul fatto che in automatico io, che pure sono un grande lettore di fumetti, tendo a distinguere i fumetti dalla letteratura. Come in fin dei conti ci tenevano a fare due grandi critici letterari come Harold Bloom e George Steiner, i quali guardavano con orrore la compenetrazione sempre maggiore del fatto letterario con il media fumetto. Pure dagli anni 80 in poi, e questo in un certo senso, guardate, in un certo senso, gli anni 80 sono per Fisher e forse anche per Jameson, forse, l'ho più volte citato, l'equivalente del passaggio tra 7 e 800 in Foucault. Cioè quel momento in cui la storia sembra subire una sorta di snodo. Una svolta. Il momento in cui essenzialmente il futuro, quel futuro che veniva prima percepito come se non prossimo, quantomeno avvicinabile, perde completamente di senso. Il momento in cui l'idea di un futuro espressione di una alterità sparisce. Sparisce non perché venga sostituita da un'idea di futuro consolidata, non è che a un'idea di futuro utopico si sostituisce semplicemente un'idea di futuro distopico. Tornando un attimo a Fredric Jameson, al suo libro sulla fantascienza, Il desiderio chiamato Utopia, potremmo dire che al futuro di Asimov, in realtà insomma neanche quello tanto utopico,
ma un futuro in fin dei conti relativamente prevedibile, si sostituisce un futuro che è quello di Heinlein, che è un futuro fortemente distopico e fascista. Al futuro di Clark, quindi il futuro di difficoltà, tensione, ma anche di possibili esplorazioni verso nuove forme di intelligenza, di vita. Penso soprattutto, per esempio, al romanzo sul tramonto del genere umano, essenzialmente, che è dell'inizio del 1953, in cui il buon Asimov immagina che essenzialmente. Pardon, il buon Clark immagina che il genere umano venga condotto oltre l'umanità. Le guide del tramonto sono una formidabile illuminazione sul superamento dell'umanità. Bene, a queste forme immaginarie di futuro viene sostituita che cosa? L'assenza di futuro. Viene sostituito l'annichilimento dell'idea di futuro. Anche le prospettive future che vengono elaborate nella cultura pop, nella cultura mainstream, potremmo dire, a partire dagli anni 80, sono fondamentalmente metafore neanche tanto nascoste, ripetizioni dell'esistente. Non solo, lo possono essere in più livelli. Ad esempio, quando anche la storia di per sé, potremmo dire, non preveda apparentemente almeno una ripetizione di ciò che c'è, la presentazione di ciò che c'è, bene, spesso questa ripetizione è nascosta nel medium stesso. Anche qui, esempio banalissimo, sempre nell'ambito della cultura della fantascienza televisiva. La riproposizione, i remake di alcuni classici della fantascienza degli anni 70 e 80, in cui l'atto stesso di riproporre la storia, di riscrivere quella storia, non è altro che una forma della ripetizione. Ora, questa forma di ripetizione, che insisto, poco ha a che fare in realtà con l'eterno ritorno di Nietzsche, e semmai, se vogliamo citare ancora Nietzsche, l'espressione di quella che lo stesso Mark Fisher cita all'inizio del realismo capitalista, l'espressione della perdita di senso della storia. In particolare, il Nietzsche delle considerazioni attuali, quando Nietzsche immagina un'era satura di storia, un'epoca incorre nella pericolosa disposizione intima dell'autoironia. E da essa in quella più rischiosa del cinismo. Queste sono due affermazioni molto importanti che troviamo nelle considerazioni attuali di Nietzsche, che paradossalmente valgono molto più oggi forse di allora. Non voglio tirare in ballo in questione Nietzsche profeta, ma è questo il punto. Anche perché ci troveremmo in un classico caso di profezia che si autoavvera, o di iperstizione, per usare un concetto che è di Mark Fisher e Nick Land. Che cos'è l'iperstizione? Semplificando in maniera drastica, è una sorta di feedback, cioè un futuro che retroagisce sul passato e così facendo costruisce il proprio avvenire. Sì, è una profezia che si autoavvera. Attenzione però, l'iperstizione. Faccio qui un esempio che non è di Fisher, ma per rendere l'idea, appartiene all'immaginario culturale occidentale già a partire dagli anni Ottanta, attraverso, viene forgiato in qualche modo, per quanto non nominato, viene forgiato per esempio dalla cinematografia statunitense. Un caso perfetto, potremmo dire, che racchiude in sé ed esemplifica l'iperstizione e contemporaneamente
porta alle estreme conseguenze l'assunto thatcheriano, per cui non c'è alternativa, Tina. Lo stesso Fischer cita proprio all'inizio il realismo capitalista. La Thatcher ti cita questo assunto e cita il famoso sciopero dei minatori come un momento fondamentale di dissoluzione del discorso sul futuro e della filosofia, potremmo dire, l'avvento del postmodernismo come logica del tardo capitalismo. Si articola, diventa visibile negli anni Ottanta, quando si scopre ben presto che non soltanto il socialismo reale è una falsa alternativa, o meglio, un'alternativa che ormai si sta estinguendo, ma che in Gran Bretagna le linee di faglia dell'antagonismo di classe si manifestarono in maniera palese grazie a un evento come lo sciopero dei minatori tra il 1984 e il 1985. La loro sconfitta fu anzi un momento cruciale per lo sviluppo del realismo capitalista, significativo tanto dal punto di vista simbolico quanto nei suoi effetti pratici. La chiusura delle miniere venne in effetti sostenuta proprio sulla base che tenerle aperte non fosse economicamente realistico, mentre i minatori vennero relegati al ruolo di ultimi attori di un romanzo d'appendice in salsa proletaria e destinata al fallimento. Gli anni Ottanta, scrive Fischer, furono il periodo in cui per il realismo capitalista si lottò fino a riuscire a imporlo, anni in cui la dottrina thatcheriana del There is no alternative, non c'è alternativa, Tina, appunto, si trasformò in una spietata profezia che si autoavvera. Bene, per rendere l'idea di come questa profezia che si autoavvera fosse assolutamente percepita, sentita, meditata, potremmo dire, all'interno di quella che Adorno e Horkheimer avrebbero chiamato industria culturale, che lo stesso Jameson continua a chiamare industria culturale, pensate a un film come il primo Terminator, lasciate perdere gli altri. Il primo è quello che conta. Quello in cui la storia raccontata è di un futuro distopico, un futuro di distruzione, di morte, eccetera, eccetera, in cui le macchine hanno dichiarato guerra agli uomini, e due individui, perché sono due individui diversi, uno in carne ed ossa, l'altro una macchina, viaggiano indietro nel tempo per fare che cosa? Per compiere una missione. Uno dei due deve difendere la madre di colui che sarebbe diventato di fatto il nuovo messia. Lasciate però, vedete, l'aspetto messianico conta poco. E vedremo fra un attimo perché. L'altro, invece, deve uccidere la madre di colui che deve diventare il nuovo messia. Ora, qual è l'elemento interessante? Uno, intanto superficiale, immediato, la prima cosa a cui pensare, l'elemento di fascinazione più potente viene dalla macchina. Il titolo stesso dell'opera, sappiamo benissimo, del film, è il nome che viene dato alla macchina, ma soprattutto il Terminator diventa da quel momento un simbolo, potremmo dire, quasi un'icona, meglio, un'icona pop, al punto che l'atto successivo, come sempre succede in questi casi, è prendere lo stesso attore, fargli fare lo stesso ruolo, ma volgendolo sul versante positivo. La più classica canonica figura della conversione, che appartiene, vi ricordate tutto il tema Foucaultiano del ruolo delle carceri? Il tema della conversione, altresì. Ecco, questo è il classico tema del cattivo che diventa buono, che ha ben poco a che fare, attenzione però, con la conversione di tipo cattolico dell'innominato manzoniano. Ha semplicemente a che fare, invece, con la conversione alla funzionalità.
Quindi il riconoscimento di una maggiore adattabilità e funzionalità di una versione piuttosto che anziché un'altra versione. Secondo elemento più importante, il viaggio indietro nel tempo non è per cambiare la storia, ovvero non è perché so cercare di impedire che le macchine prendano il potere. Questo sarà il tema del secondo film, che però, come tutti i secondi film, sapete benissimo, non conta. Tanto è vero che ci sarà anche un terzo e un quarto. È il primo film, quello da cui parte, diciamo, tutta quanta la, e vale la matrice, e uso appositamente, immaginate bene, questo termine, perché vale poi come matrice questo per una serie di prodotti di fantascienza, e la fantascienza è il linguaggio dell'utopia, dice Jameson, per eccellenza del mondo contemporaneo. È nella fantascienza che dobbiamo cercare nuove istanze utopiche, dove per utopia non significa semplicemente in questo momento un luogo felice, ma è un luogo altro, ovvero un'alternativa, ovvero una possibilità non ancora esplorata. Bene, questa matrice della fantascienza Terminator in realtà che cosa sancisce? La storia racconta il fatto che il buono torna indietro nel tempo per salvare la madre di colui che sarà il Messia, non per evitare che avvenga l'Apocalisse, ma per far sì che l'Apocalisse avvenga. Ovvero non c'è alternativa alla storia per come si è realizzata. È la certificazione assoluta dell'impossibilità di un'alternativa. Di un'alterità, di un possibile diverso. Questo tema essenzialmente viene poi sviluppato successivamente, nei decenni successivi, ripreso appunto da Fisher. Vi ricordo ancora una volta che Fisher parte anche, oltre che dagli studi di filosofia e di psicoanalisi, vedremo l'importanza di Lacan, di sociologia, anche da un'analisi dei movimenti musicali degli anni 90, e pagine molto belle, Fisher le dedica a quella che gli chiama sconfitta esistenziale, potremmo dire, di Kurt Cobain, ovvero l'impossibilità nel mondo contemporaneo, nel mondo del capitalismo realizzato, nel mondo del capitalismo pienamente realizzato, cioè post crollo del muro di Berlino. L'impossibilità di fare, l'impossibilità, perdonate la semplificazione, anche qui detto in maniera un po' brutale, l'impossibilità del punk. Se in qualche misura, negli anni 70, almeno a un certo punto, Sex Pistols e Clash, prendiamo i due, all'interno della società dei consumi, possono comunque proporre un linguaggio musicale che è altresì un linguaggio politico di rottura e di differenziazione, rivendicando il valore emancipativo della musica e dell'impegno nella musica. Pensate a un album come Sandinista dei Clash, ad esempio. Questo non è più possibile dopo il crollo del muro di Berlino. Questo non è più possibile dopo la Thatcher. Perché? Perché i processi produttivi e i processi riproduttivi delle logiche del tardo capitalismo prevedono al loro interno, come elemento essenziale del funzionamento del sistema, i movimenti anticapitalisti. E quindi, in qualche modo, è proprio l'impossibilità di sfuggire a questa logica. Ora, questo passaggio essenziale viene in qualche modo esemplificato, per esempio, abbiamo visto all'inizio, Fisher cita il film di Cuarón, I figli degli uomini, e metaforicamente si pone la domanda: che cultura è quella che non si confronta in maniera agonica con i propri predecessori? E altresì, che cultura è quella che non sa più produrre
una filiazione che non sia antagonista. E qui, attenzione, a proposito di questo procedimento per cui essenzialmente nella cultura mainstream, potremmo dire, passano, vengono immagazzinate, rielaborate tensioni che appartengono in realtà a una cultura che tutto è tranne che mainstream, tranne che pop. Beh, qui riecheggia Benjamin, di nuovo, sempre lui, e Kafka, di nuovo, sempre lui. E Kafka, il grande autore del conflitto fra padri e figli, dove però potremmo dire che il grande crimine è quello dei figli che vorrebbero non freudianamente uccidere i padri, ma vorrebbero sostituirsi a loro senza accettare l'idea di conflitto. Per contro, i padri non si esimono dall'uccidere i figli perché riconoscono in loro nei loro stessi desideri, riconoscono quindi la loro volontà di potenza. Pensate alla lettera al padre di Kafka, pensate alla formidabile densità di quella straziante lettera, che non è semplicemente, attenzione, certo, è anche testimonianza di un'interiorità straordinaria, più unica che rara. Ma è altresì descrizione in realtà di un processo che era un processo culturale normale. Il padre di Kafka non desiderava altro che il figlio ripetesse le sue gesta, ovvero replicasse quindi se stesso. E perfino il gesto di ribellione